Il lavoro è un diritto sancito dai nostri padri fondatori e ogni anno la Camera di Commercio di Lucca organizza una cerimonia solenne per manifestare la riconoscenza della comunità lucchese nei confronti di chi, nei rispettivi campi, ha reso possibile questo esercizio come progresso economico e sociale. Così il presidente Claudio Guerrieri si è rivolto all'affollata platea che ha partecipato alla tradizionale cerimonia annuale di premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico. Numerose le autorità presenti, tra cui il prefetto Alessio Giuffrida e molti sindaci con la fascia tricolore. Quest'anno assurge a un significato particolare, perché le persone, gli imprenditori e i lavoratori che noi premiamo non sono soltanto un esempio di un passato e di un presente, ma sono anche un esempio, una testimonianza di fiducia per il futuro della nostra economia. Ben 48 premiati, di cui 4 lavoratori dipendenti nel settore privato con oltre 35 anni di anzianità, 21 imprenditori, amministratori e imprese con più di 30 anni di ininterrotta attività, un'azienda distintasi per la sperimentazione e l'utilizzo di sistemi innovativi, 17 imprese storiche che vantano almeno 60 anni di attività, 5 premi speciali ad altrettante aziende che si sono distinte per i risultati conseguiti, per la forte propensione all'innovazione tecnologica e per la capacità competitiva sui mercati nazionali ed internazionali. Il tema del lavoro, alla luce della grave crisi economica attuale, non poteva non essere al centro degli interventi del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, e del presidente della provincia, Stefano Baccelli. Il lavoro è il nostro punto di partenza. L'attività di trasformazione, l'attività che si lega alla terra, che si lega alla manifattura, che si lega al commercio, quello è il punto di partenza. Non illudiamoci, come è accaduto negli anni passati, che i nostri problemi possano essere risolti in altro modo, con il terziario della finanza o con altre ragioni. Noi sappiamo far bene alcune cose, sappiamo lavorare, sappiamo far bene questo. Il peccato grave è che oggi tutto questo manca. Credo che come enti locali da qualche anno ci stiamo attrezzando per interventi infrastrutturali, io penso alle imminenti inaugurazioni di poli tecnologici piuttosto che degli scali merci, piuttosto che il nostro progetto a fibra ottica che ha, come dire, proprio l'obiettivo di dare un valore aggiunto al nostro mondo delle imprese, in particolare in questo caso del settore cartario e lapideo. Ma credo che siano doverosamente imminenti degli interventi di livello nazionale. Come amministratore locale, in particolare con particolare riferimento al patto di stabilità.